Bentornati fratelli di Tuberanza, siamo di nuovo su Clash Royale. Questa volta abbiamo dei bauli da aprire insieme. Iniziamo immediatamente con i bauli omaggio. Io regà, sti giorni ho giocato un botto a Clash Royale e ho bestemmiato tantissimo con il cucciolo di drago. Io fratelli lo odio, è troppo forte. Il capanno goblin, è certo, è di un'utilità praticamente overpower. Oro, gemme, grazie. Bombarolo, non lo userò mai. Le frecce mi sono utili. Non è vero. Allora, apriamo il baule oro. Vediamo che cosa troviamo inside. 123. Il goblin lanciere, 1. Le frecce, ancora frecce. Il capanno goblin. Il barbaro. E basta. Cioè, è finito così, senza una carta epica. Va bene. Che sfiga. Allora, altri 124 di oro. Un cannone. 4 lancieri, buono. E il mini pecca per uno non va tanto bene. Gli arcieri potrebbero essere un'ottima alternativa per i lancieri goblin. Però, non lo so. Vediamo. Prendiamo il baule questo qua. Solo 3 carte. Ah cazzo, però no. Fulmine. Vediamo un'altra carta. Ma che è quello? Gula, quante cazzo manate? Capanno dei barbari, figo. E quest'altro cos'è? Oh, ma che c'è? 122 cavalieri, ma che siete matti? Ammazza quanta roba ci stava dentro quel baule, regà. Allora, il mazzo è ancora questo perché non ho avuto modo di vedere i vostri consigli, perché questo video l'ho registrato praticamente prima dell'uscita del primo video di Clash. Quindi intanto miglioriamo gli sgherri. Io non lo so raga se voi sentite una musica di sottofondo, ma purtroppo c'è quello che abita sopra me che ha dei veri e propri problemi di testa. È una testa di cazzo e basta. Comunque, adesso potenziamo anche le frecce, anche se non c'è nulla da potenziare qui. Si potrebbero tranquillamente risparmiare i 400 crediti. E qua sotto io, boh, queste qua non le toccherei per niente. Qua che abbiamo? Ah, il moschettiere oppure la furia. No, 2000 monete non c'ho proprio voglia di spenderle. Facciamoci una battaglia istantanea, dai. Ok, avversario trovato. Dai forza. Arena di barbari, 900, gulla livello 6 questo. Che magari ti pies una diarrea. Vai, cavaliere e moschettiere tutti da un lato. Dai, carica. No. Mettiamo un po' pure i lancieri. Niente. Sto cazzo di gigante è proprio una rottura di palpebre. Ho capito, vai. Con gli sgherri, anche se gli sgherri verranno messi KO dai lancieri. Fate voi il bombarolo, oh, meno male. Ok. Quello lì non è un problema, il moschettiere, eh. Oddio, toglie un botto, però circondato da... Dai scheletrini muore facilmente. Adesso andiamo con il barile. Però sbrigati prima che ce li favori tutti. Vai barile. Sì così. Vai goblin, sì così. Dai. Niente. L'abbiamo lasciato a poca vita però. Il moschettiere. Moschettiere schioppettata. Cazzarola. Male. Il cavaliere lì. Male. Non c'è problema. Vai. Ha messo la furia. Porca zozzaccia. Vabbè dai, ci sta la furia, ci sta. Ci può stare. Mettiamo il cavaliere da quest'altro lato. E carichiamo. Dai. Però c'è 2030 punti vita sulle torrette, eh. Mica pochi. Vai, buttalo giù. Buttala giù, dagli un'altra frezzata. Bravo cavaliere, cazzo. Ok, vai così. Buono. Tanto quelli cascano come i fichi secchi. Mi serve 4 e 4, 8. Così che posso lanciare sia gli scheletri che il barile dei goblin. Vai così. Ma chi è questo? Cioè questo mi ha schierato il cavaliere qua. Ah, metti la furia. Va bene, metti la furia. Io ti bombardo con questo. Il mini pecca che fine ha fatto? Anche sta ancora lì, cazzarola.
Vai con il gargoyle. Sì, gargoyle, gli sgherri. Vai, 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 vai. Ta-da! Sono arrivati gli scheletri. Vai, mo, picchiatelo a sangue, sto porco. Dai, 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 dai. Il bombarolo maledetto è veramente un figlio di vacca. Mettiamo qui la torre. Devo attaccarlo io però, regà. Se non lo attacchiamo mai, siamo fottuti. Quindi, cavaliere subito in prima linea. Pecca, maledetto, maledetto. Vai. Cazzarola gigante, porca vacca. Mo provo ad attaccarlo. 60 secondi, tempo extra. Ok. Vai, 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 buttiamogli giù quella cazzarola di torre. Dai, dai, dai. E vai così, tube, cazzarola, grande. Grande. Mamma mia, Danny. Baule oro, tra l'altro. Mamma mia. Sculone. Ottimo. Raga, mo ce ne facciamo un'altra. Per forza, no, ma... cioè, per forza proprio, per forza. Arena di barbari, questo che è? Un altro livello 6, porca zuzza. Stavolta voglio attaccare da quest'altro lato. Occhio che ha laggato. Ha laggato da morire, quindi... No, 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 perché hai tirato a quelli? Maledetto. Goblin lancieri qui. Buttatelo giù, buttatela giù. Cazzarola. Ma ha tirato le frecce sto pezzo di sterco. Mi dispiace, ti è morto il cannone. Occhio, occhio, quel tizio lì. Buttatelo a terra immediatamente. Toglie 100 ogni botta. Dai, 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 barile goblin. Barile goblin. Qua, qua dietro, dai, dai, dai. Dai, è così, togliamogli un po' una cifra. I livelli 6, raga, sono veramente tosti. Io sono un livello 5. Io ancora sento la musica di questo idiota qua sopra. Vabbè, lasciamo stare. Purtroppo quando uno è malato, raga. È malato, purtroppo. Quello ha dei gravi... Oh, ma che è con tutti quegli sgherri? Porca zozza. Sta a sentire il Titanic. Vabbè. Dicevamo che ha dei problemi. Ok. Allora, quella lì è quasi andata. Quindi mettiamo questo qua con gli sgherri. Vai. Evidentemente avrà gli sgherri a un livello esagerato. Presto gli attacchiamo quella torre lì. Vai, 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 vai. Barile, barile, ottimo. Vai, 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 vai. Boom, 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 boom. Ora me la butta giù sicuro però la torre. Quasi sicuramente. No, non l'ha buttata giù. Allora, raga, da quale lato ci conviene attaccare, secondo voi? Destra o sinistra? Io proverei di qua. E infatti siamo stati fortunati. Abbiamo azzeccato il lato, tra l'altro. Oh, ottimo! E la prima torre è cascata. Dai, dai, dai. Non facciamo cascare la nostra torre. Porco Evo. Vabbè, facciamo cascare quella torre là. Dai. Non ce l'abbiamo fatta. Però adesso metto la torre bombardiera qui. Lui andrà ad attaccare qui. Ora provo a difendermi per un po'. Quello lì è veramente fastidioso. Il tizio. Di nuovo barile goblin. Dai che forse forse. Dai che forse forse ci siamo. Perfetto. La torre è caduta. L'altra torre è caduta. Dai, dai, dai. L'ho acceso il microfono, tra l'altro? Sì, bene, meno male. Perché a volte faccio queste cazzate qui. Ma d'altronde ci stanno, cioè, voglio dire, è normale. Abbiamo vinto anche questa! Mamma mia, tube! Raga, tra l'altro io vinco solo con voi. Perché quando gioco da solo, praticamente, perdo trofei a gogo. 980! Ottimo per il nostro Road to Arena 4. Proviamo un altro scontro? Sì, dai, facciamocene un altro, l'ultimo. Dai, dai, l'ultimo scontro ci sta tutto, dai. Allora, Arena e Barbari, un altro livello 6, porcaccia la Eva. 981 c'ha questo. Porca miseriaccia boia. E Goblin Lancieri, dai. Ottimo, dai, 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 forza, forza. Boom, boom, boom. Quello si sta caricando il mondo perché non ha schierato nessuno. Boh, vabbè. Io schiero il cavaliere di qua.
Che cosa sta aspettando, raga? Perché non mi sta attaccando lui? Non capisco. Non saprei. Boh, a parte il cavaliere si sarebbe riuscito a sconfiggerla da solo quella torre lì. No, raga, non capisco. Praticamente lui non mi sta attaccando. È perfetto per ottenere le 3 stelle, allora, dai. Io tra poco vado sopra, a questo qua su sopra, gli do un cazzotto in bocca e gli dico: se non abbassi il suo volume ti spacco la testa. Dopo ovviamente avergli dato un cazzotto in bocca. Allora 3, 4 e 5. No, forse è meglio di no. Anzi sì, vai 3, 4 e 5. Adesso come si carica? Andiamo con il cavaliere. Boh, non capisco perché il tizio qui si è fatto praticamente uccidere proprio senza manco opporre un po' di resistenza. Ma va bene così, perché arrivano le stelle, le 3 stelle di Tube. Grandi baule argento, grande. E 3 belle coroncine. Ottimo, intanto iniziamo ad aprire questo baule argento. E per oggi è tutto, fratelli miei. Continuate a darmi consigli, perché ci vediamo nel prossimo video, sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!